Nonostante il nostro viaggio a Mauritius sia stato già ricco di avventure e scoperte tra quanto visto nella parte nord prima e nella parte sud poi, c'era ancora una cosa da fare prima di riprendere il volo per l'Italia. Non rimaneva che salpare alla scoperta di isole e punti più nascosti, poco distanti dalla terraferma. E oggi non mancheranno delle sorprese davvero speciali. Quindi preparatevi a questo ultimo episodio da Mauritius del sud-est. Buongiorno e benvenuti in questo terzo episodio qua da Mauritius. Siamo sempre al sud e oggi? Oggi andremo a visitare il Œugret, che è una riserva naturale dove si spera riusciremo a vedere qualche animale e le tartarughe giganti. Prima di raccontarvi però di questo paradiso, passiamo un attimo la parola allo sponsor di questo video. Lo sponsor di oggi non poteva altro che essere ovviamente Dronezine. Infatti tutte le riprese che abbiamo realizzato a Mauritius sono state possibili con i droni grazie a questo foglio che viene rilasciato gratuitamente dal sito di Dronezine. Ovviamente Dronezine non ha necessità di presentazione in Italia se anche voi come me siete dei piloti di droni, ma per la prima volta ne abbiamo fatto uso all'estero, perché infatti fuori dalla comunità europea, dove vale il nuovo regolamento EASA del 2024, avrete la necessità di un documento internazionale, e questo è proprio quel documento internazionale rilasciato in lingua inglese e gratuitamente appunto, dove vengono riportati i dati del pilota, i dati assicurativi, e grazie a questo documento avrete la possibilità di volare con il drone in tutte le parti del mondo. E quindi se volete anche voi accedere alla migliore offerta di Dronezine per l'Italia, per l'estero, anche fuori Europa, vi lascio sotto il link per la migliore offerta presente sul mercato. Ed eccoci qua, siamo appena sbarcati dopo aver fatto una corsa di 5 minuti. Ora iniziamo la visita guidata, perché si può visitare quest'isola solo con le guide autorizzate, e durerà questo percorso un'ora e mezza circa. Durante la visita guidata a Il Œugret potrete ammirare le specie protette di animali a rischio estinzione, pipistrelli, uccelli, piccioni, tartarughe giganti e un monumento al simbolo di Mauritius, il dodo. Il dodo era un uccello incapace di volare a causa delle sue piccole ali sproporzionate rispetto al corpo, che risultava grasso e goffo, ma non aveva necessità di volare, poiché aveva cibo in abbondanza qui. Ma solo dopo meno di un secolo dall'arrivo dell'uomo a Mauritius, l'animale si è estinto, perché è venuto meno il suo habitat e diversi esemplari vennero portati in Europa dai coloni. Benvenuti nella parte sud-est dell'isola di Mauritius. Questa è Blue Bay, ovvero una delle spiagge più famose di tutta Mauritius. È facile capire il motivo appena si arriva qua. La gente non è tanta, siamo a 3 km dall'aeroporto e questa è l'acqua. Non male. Giusto qua vicino potrete fare l'escursione a Il Œugret, che abbiamo appena fatto proprio oggi, ma da qui potete fare anche diverse escursioni e snorkeling, come potete notare dalle barche alle mie spalle. Oggi è davvero troppo caldo, quindi non rimane che andare a fare un bel bagno. Comunque il mare da questa parte di Mauritius è molto ma molto più bello che del nord. Giusto qualche ora di relax e siamo pronti a vivere una nuova esperienza, una delle giornate più belle di tutta la permanenza a Mauritius. Signori, buongiorno. Oggi forse la giornata più importante in teoria di tutto il viaggio a Mauritius, perché abbiamo delle escursioni alle isole qua del sud
molto ma molto interessanti. Questa è un'escursione privata che sognavamo da molto, ma che abbiamo dovuto rimandare a causa del maltempo dei primi giorni. Il tour prevede soste in diversi punti panoramici, ma soprattutto cercheremo di vedere i delfini, il sogno di Elisa da anni, per poi sbarcare e fare un pranzo tipico all'Isola dei Cervi. Quindi crema 50 e si va. Come possiamo vedere, lì abbiamo il mare che si divide un po', come abbiamo notato a Le Morne, quindi abbiamo tutta la laguna qua totalmente calma, come noterete, e poi abbiamo le onde là che si infrangono e sono anche discretamente alte, comunque colori meravigliosi. La tensione. Prima tappa qui al Titanic di Mauritius, sperando di non fare la stessa fine, perché le onde che vedete alle nostre spalle ci stanno sninnando a modo. Comunque questo è il loro Titanic qua, che si è arenato durante una notte con ciclone. E quello è lì dal 7 febbraio del 1902. Un bel po'. And then, like you can see, the reef is all around the island. Guardate che panorami Mauritius che regala. Quella laggiù in fondo è la montagna del Leone, mentre l'isolotto verde qui davanti è l'isola di Egret, che abbiamo visitato ieri su terra, e oggi andremo lì a fare un bel tuffo perché merita davvero molto. Mentre ora andiamo laggiù all'isola del Faro. Ora stiamo andando a raggiungere il faro, nel frattempo abbiamo già visto una mega tartaruga sott'acqua, chissà se la giornata ci riserverà qualcosa di speciale davvero. Eccoci qua, stiamo per sbarcare. Siamo ufficialmente sbarcati qua al faro, I.O. Fugez. Ma secondo te il collega là ce l'ha l'assicurazione di Dronezzine? Secondo me no, andiamo a dirglielo. Vai. Ora proveremo a fare una caccia ai delfini per la gioia di Lisa. Caccia ovviamente buona. Chissà se riusciremo mai a vederli. C'è sempre una prima volta. Ci siamo fermati qua per l'avvistamento dei delfini. La felicità. Dopo il delizioso bagno siamo pronti a fare di nuovo uno spostamento, stiamo andando a visitare
le cascate raggiungibili solamente via mare. Questi sono i risultati con le piogge degli scorsi giorni che abbiamo beccato tutte. Ora stiamo entrando qua nel canale e questo è il nostro punto d'accesso. Ci stiamo addentrando sempre di più qua nella baia. Paesaggi sempre più sorprendenti. Eccoci qua, arrivati. Pronti per la prossima tappa? Siamo arrivati al nostro ristorante di oggi. Pranzo all'Isola dei Cervi e poi dopo il pranzo ci spostiamo per fare dei voli. Noi siamo sulla costa sud dell'Isola dei Cervi, quella meno turistica. E dopo il pollo ecco qua l'aragosta alla mauriziana, sempre con vista di livello. Banana. E con questo si conclude qui la nostra prima esperienza invernale al caldo. Ora è tempo davvero di fare rientro in Italia, ma iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutte le novità che arriveranno tra viaggi, documentari ed esperienze un po' pazze. Ci vediamo presto!